Buco acqua. Ecco l'acqua, te la porto l'acqua. Ma se riesco a strapparti quel nome, te la do io l'acqua. Dai, che è finita la festa. Alza il culo di lì. Ho già attaccato i cavalli. Dobbiamo andarcene subito. A carrettate arrivano i feriti e se non ci squagliamo finisce che qui la guerra la facciamo pure noi. Signor Tuco, padre Ramirez è tornato. Ah, sì. Sbrigo una faccenda privata. Tu intanto preparati e fai presto. Dove, di qua? Sì. Ehi, hey, Pablo! Ma non mi riconosci? Eh? Sono io, Tuco! Fatti abbracciare! Oh. Sai, è che non so come si usa con i frati. Passavo da queste parti, così mi sono detto, chissà se mio fratello si ricorda di me. E ho fatto male? Beh, fa lo stesso, io sono contento. Ora mai visto. Sì, e beh, sono contento di averti visto. Ah, la mia uniforme. È una lunga storia. Ma parliamo di te piuttosto, che è più importante. Ti trovo benissimo. Un po' magro, magari. Però sempre in gamba, Pablito. E come stanno i nostri vecchi? Solo adesso ti ricordi di loro. Dopo 9 anni. 9 anni? Beh, 9 anni. Ah, 9 anni! Nostro padre non c'è più da molto tempo. E nostra madre è morta pochi giorni fa. Per questo ero via. T'ha cercato molto, ma c'ero solo io. E tu? Oltre a fare del male, che cosa hai fatto? Non avevi una moglie da qualche parte? Non una, tante mogli. Una qui, una là, da tutte le parti. Avanti, fratello, perché non mi fai la predica? A che servirebbe? Va per la tua strada, Tuco. Va via. E che il Signore abbia pietà. Certo che me ne vado, ma aspettando che il Signore si ricordi di me, io, Tuco Benedetto Pacifico Juan Maria Ramirez, ti voglio dire una cosa. Tu ti credi meglio di me, ma dalle nostre parti, se uno non vuole morire di fame, o fa il prete o fa il bandito. Tu hai scelto la tua strada, io ho scelto la mia. È la mia la più dura. Tu parli di padre e di madre, ma quando te ne sei andata a fare il frate, io sono rimasto. Avevo 10-12 anni, c'era da sgobbare e io l'ho fatto. E sapevo che era inutile. E adesso sai cosa ti dico? Tu ti sei fatto frate solo perché sei troppo vigliacco per fare quello che faccio io. Tuco. Perdonami, fratello. Un bel tipo, mio fratello.
Ah, sì, perché non te l'avevo detto, ma il capo qui è mio fratello. Insomma, a Roma c'è il Papa e qui c'è mio fratello. E ogni volta che mi vede mi dice, fermati, tanto qui da mangiare non manca mai. Anzi, sai che mi ha detto, invita anche quel tuo amico. È sempre lo stesso, quando mi vede non vorrebbe mai lasciarmi andare, mai. Mi vuole un bene mio fratello. È certo che anche per uno come me è una gran cosa sapere che pioggia o vento da qualche parte c'è un piatto di minestra calda che t'aspetta. Sì, certo. Ma tieni questo, fuma, ti aiuterà a digerire. Go, 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 go